Sulla base della sua esperienza, che rapporto c'è fra nucleare e democrazia? Я думаю, что Credo che il rapporto tra democrazia e nucleare sia il seguente. In breve, oggi, dove inizia il nucleare, finisce la democrazia. Ho visto molti paesi in Europa che si distinguono per principi democratici. Però quando iniziano a parlare del pericolo di radiazione per la salute della gente, allora tutto viene proibito. Allora tutto viene escluso ed effettivamente qui la democrazia finisce. Ufficialmente si può parlare di qualsiasi situazione che concerna la violazione dei diritti umani, ma in nessun modo si può parlare dei danni del nucleare sulla salute della gente. In Bielorussia sono iniziati i lavori per costruire la prima centrale nucleare. Che ne pensa? Я думаю, что Белоруссии делать это не нужно. Credo proprio che non si debba fare. Questa centrale nucleare non serve. Non serve per vari motivi. Non serve perché non si dice che la Bielorussia ha subito danni e chiede aiuto alla comunità internazionale. La costruzione della stazione nucleare vuole attestare il fatto che il popolo e lo Stato non considerano pericolosa l'irradiazione delle ricadute di Chernobyl, ed è la questione più importante, e aspira alla costruzione della nuova stazione nucleare. Inoltre sappiamo bene quanto sia pericolosa la situazione radioattiva nella quale si trova oggi la Repubblica Bielorussa. Praticamente tutto il paese rimane sotto l'effetto delle radiazioni. Nelle regioni contaminate da radiazione il pericolo è più alto, ma è pure presente per le persone delle regioni pulite, che assumono prodotti alimentari con elementi radioattivi. Vede, con questa situazione che esiste sul territorio del paese, un paese relativamente piccolo, è assolutamente illogico costruire una centrale nucleare che andrà a diffondere radionuclidi nell'ambiente. Da questo punto di vista non è assolutamente comprensibile il desiderio di costruire la centrale nucleare. Un'altra cosa da sottolineare poi è il fatto che sappiamo bene che le centrali nucleari civili oggi partecipano ai programmi militari. Il desiderio dei dirigenti di Bielorussia di costruire le centrali nucleari è legato anche al desiderio di entrare nel club nucleare in modo da poter partecipare ai vari programmi militari. Capisco perfettamente che questo ci venga spiegato con la necessità di fornire sicurezza allo Stato, però io non capisco da chi e come in Europa bisogna difendersi. Per questi motivi sono contrario alla costruzione della centrale nucleare in Bielorussia. Credo che i fondi che si stanno cercando per la costruzione della centrale bisognerebbe innanzitutto utilizzarli per la salute della gente. La Bielorussia è un paese molto povero. La sua economia non è sviluppata in modo tale da poter parlare di sussistenza autonoma, perché dipende totalmente dalle risorse energetiche che arrivano dalla Russia. Una nuova centrale significa finire soggiogati. È una dipendenza energetica dai paesi in possesso delle risorse energetiche e anche per questo motivo sono contrario alla costruzione della centrale nucleare nella mia patria. Professore, se è vero tutto quello che lei dice e quello che risulta dalle sue ricerche, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non denuncia i pericoli sanitari del nucleare? Esiste un accordo tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Secondo questo accordo, che a mio parere è ingiusto per le persone, l'OMS non può ufficialmente divulgare le conseguenze dell'influsso delle radiazioni sulla salute della gente.
Questo principio è antiumano, secondo me. È una manifestazione del rapporto antiumano verso la gente. Sono contrario a questa sorta di accordi e sostengo varie azioni mirate a rivedere questo accordo, perché finora, dopo tanti anni d'adozione dell'accordo, la gente sulla Terra, compresa anche quella colpita da Chernobyl, muore a causa dell'influsso radioattivo. Bisogna dire la verità alla gente, bisogna far vedere la verità e con unità di intenti trovare le soluzioni in modo da assicurare la vita sul pianeta Terra. Lo sviluppo del nucleare mette in pericolo estremo ogni essere vivente sulla Terra. Si dice che Chernobyl è stato ed è un problema dell'ex Unione Sovietica, quindi in qualche modo non ci riguarda. Quindi in Occidente possiamo essere sicuri delle centrali di nuova generazione? Le centrali nucleari costruite nella ex Unione Sovietica, guardi, che sono veramente imperfette. Innanzitutto dal punto di vista della sicurezza per ogni essere vivente sulla Terra. L'incidente di Chernobyl ce lo ha dimostrato bene. In più, queste centrali stanno in un regime di mantenimento che non permette di chiuderle, di fermarle o di bloccarle. Questa, come si capisce, è una situazione molto pericolosa per ogni essere vivente sulla Terra. Le conseguenze dell'influsso delle radiazioni si evidenzieranno in futuro. Questo si vede bene dall'esempio delle conseguenze sul popolo bielorusso e nei paesi baltici o in Ucraina. Su ciò oggi esistono varie informazioni ufficiali. Oggi, dopo la contaminazione degli anni 60, ovvero l'importante fallout di radionuclidi, si evidenzia una situazione molto grave per la salute della gente in Bielorussia. Questo vorrei proprio sottolinearlo, perché penso che le conseguenze dell'incidente di Chernobyl ci debbano ancora arrivare in futuro. Ci troveremo di fronte ad una pesante crisi demografica. Gli agenti radioattivi, distruggendo l'apparato genetico delle persone, contribuiscono in gran quantità all'origine delle mutazioni. Le mutazioni si trasmettono di generazione in generazione tramite le cellule sessuali e si manifesteranno nelle generazioni future. Questo possiamo vederlo chiaro nelle serie disfunzioni presenti nella seconda generazione dopo l'incidente di Chernobyl. Purtroppo non posso trasmettere ottimismo alla gente, perché ci dobbiamo aspettare delle disfunzioni ancora più gravi. Questo è la manifestazione della radiazione, caratterizzata dall'influenza degli elementi radioattivi incorporati. Gli elementi penetrano nell'organismo, distruggono le cellule, accrescono la fame energetica nelle cellule dell'organismo umano, nelle cellule sessuali e dopo un certo periodo, dopo varie generazioni, sopraggiungono gravi disfunzioni. Vorrei sottolineare che sono i radionuclidi a provocare varie malattie gravi, perché distruggono i sistemi di coordinamento, distruggono i sistemi di regolazione nell'organismo umano. Chernobyl è distante da noi, centinaia e centinaia di chilometri. Andiamo verso la fine del 2010. Tuttora qui in Occidente in qualche modo ci riguardano le conseguenze di Chernobyl? Penso che non solo i paesi che direttamente si trovano vicino all'epicentro dell'incidente di Chernobyl ne abbiano risentito, ma anche i paesi dell'Europa. Gli elementi radioattivi ricaduti nell'ambiente dopo l'incidente del blocco N4 della centrale di Chernobyl si sono diffusi in aria in tanti territori lontani. Insieme alle masse d'aria hanno volato più volte attorno al nostro pianeta.
Fra gli elementi assorbiti dai cittadini dell'Europa prevale un elemento leggero, di breve durata, è lo iodio radioattivo. È proprio questo elemento radioattivo che ha dato un colpo pesante alla salute della gente in Europa, in particolare in Francia ed anche in altri paesi. È stata registrata una significativa quantità di casi di tumore alla tiroide. Credo però che l'incidenza di questa malattia sia legata al fatto che lo iodio radioattivo è arrivato nell'organismo di persone che avevano già incorporato precedentemente gli elementi radioattivi, in particolare il cesio-137. Questa azione mista dello iodio radioattivo e del cesio si è palesata nei termini rapidi di insorgenza del tumore della tiroide. Questo cesio aveva già svolto un'azione locale, era già sul territorio ed ha creato la base, il quadro di sfondo dei disturbi energetici dell'organismo umano. Nelle regioni dove abitava la gente con il cesio incorporato, l'arrivo dello iodio radioattivo ha portato all'aumento significativo dei tumori alla tiroide. Questa è una mia considerazione, che si basa però anche sulle informazioni ricevute dai miei colleghi francesi. Professore, grazie per la sua gentilezza e disponibilità. Passiamo, buongiorno.